Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, Señoras y Señores, Signore e Signori, sta per iniziare Va ora in onda una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, live, di lunedì sera, qui su Saius Web Network, in Saius Web Radio e Saius Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca, e l'inimitabile, grande e grosso, Saius, in... provvisoriamente, i due compari, più uno, più M, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. Tre, sì, perché per l'appunto giunta la sua terza edizione, la terza stagione, il terzo anno che va in onda in diretta qui su SciShub Network, il lunedì sera, e appunto come ogni lunedì sera quasi, in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, le 10 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, dell'asse Berlin-Frankfurt-Roma, CET, Set, Central European Time, e per un'oretta e mezza circa, almeno cioè fino alle 23.30 più o meno, vi terremo compagnia con i nostri ospiti. E quindi se volete intervenire in diretta oppure anche contattarci semplicemente, potrete farlo attraverso le nostre pagine qui nel web, anche scrivendoci nel nostro sito direttamente in www.saiuswebnetwork.it, pure adesso durante la trasmissione, tramite la chat che trovate aprendo il nostro sito, in cui peraltro potrete fare delle domande direttamente agli ospiti in questione, o anche tramite le nostre caselle di posta elettronica, info@saius.com, gianluca@saius.com e luca@saius.com, nonché poi ci potrete sempre seguire anche in Facebook, nella nostra pagina in Facebook con il nome Saius Web Network, e poi ancora in Twitter con il nome @Saius, quindi @Saius, tutto attaccato minuscolo, ed infine su YouTube troverete le cose che il mitico Saius carica per tutti noi in YouTube con il nome Saius Radio, tutto attaccato minuscolo. E poi vi ricordo la nostra pagina, il blog, in www.saiuswebnetwork.net, perché Saius Web Network è Saius Web Radio e Saius Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo, qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra consueta trasmissione in diretta web dei lunedì sera su Saius Web Network, provvisoriamente i due compari più uno, due, si intitola Bluesin, tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo, in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare, come tantissimi altri strepitosi artisti che noi di Saius Web Network scoviamo in giro per la rete e mandiamo liberamente in onda anche sotto licenza Creative Commons, sempre nel solito sito di Jamendo, in www.jamendo.com. Ed ora, signore e signori, che la diretta abbia inizio! Si parte, via! Sì. Okay, e buonasera a tutti gli ascoltatori di SciShubNetwork.it. Ritorniamo dopo la settimana scorsa, sempre qui in diretta, ore 22 circa, dopo questa introduzione, questa sigla iniziale, come di consueto sempre molto blanda, tranquilla e breve. Ritorniamo qui in diretta dopo una settimana di attesa, come ovviamente come tutti i lunedì, provvisoriamente due compari più uno, siamo la formazione al completo, no? Ovvero io e Gian, il conduttore Gian,
Per un motivo. Perfetto, un attimo soltanto, vi interrompo, chiedo scusa, ci sono stati dei problemi tecnici un attimo. Se, Luca, se riprendi un attimino da dove hai cominciato, sono online anch'io. Se rifai il cappello introduttivo, perfetto, non so da dove ero rimasti, quindi facciamo un rewind. No, scherzi a parte, qui in diretta dopo lunedì scorso, appunto questa sera abbiamo ovviamente i soliti tre compari, anzi due più uno, Gianluca Saiuz e ovviamente il sottoscritto, ma dallo studio 2, come dicevamo poc'anzi, caro Saiuz, abbiamo Domenica Zamara, Enrico Bertato e, udite udite, un ospite come internazionale come la Domenica, però che non è mai stato qui da noi su sitewebnetwork.it e anzi, che io sappia, non è nemmeno mai stato presente all'interno di un media, di un network, anche se pur piccolo come il nostro, in Italia. Quindi diamo anche il benvenuto al maestro Robert W. Butz. E io passo quindi subito la palla. Hello. Hello Robert, how are you? Come dicono quelli bravi. Ma io passo quindi subito la parola a Gian, che ovviamente nel cuore della diretta e farai sicuramente tante domande e potrai far insomma presentare adeguatamente questo nostro nuovissimo ospite. Prego Gian. Grazie Luca per la parola. Allora io volevo salutare tutti i nostri amici web radio ascoltatori e web tv spettatori che ci stanno guardando naturalmente qua sulla piattaforma Saiuz Web Network in www.saiuzwebnetwork.it. Questa sera, appunto, alla nona o forse ottava puntata, non lo sapremo mai, del quiz della serata di Saiuz Web Network, abbiamo appunto come ospiti, a parte il sottoscritto, vero Luca, perché indirettamente sei un ospite. Io. Esatto. Domenica Zamara, dicevamo che ciao, sembra sì, come se si sia fermata qui da una settimana. Ho dormito, esatto. Aspettato la vostra puntata. Infatti a Crema abbiamo mandato le nostre controfigure. Esatto, e non ero io, assolutamente. Non eravamo noi. Non sono stata io che ti ho picchiato. No, infatti sento che la differenza. Senti ancora un piccolo esatto, dolorino. E naturalmente, come dicevi, abbiamo questa grande appunto sorpresa, vabbè, l'avevamo preannunciata già da molto tempo, abbiamo il maestro Mr. Robert W. Butz qui con noi ospite, che è appunto ha diretto il quartetto d'archi, il Moody Quartet, quartetto Moody, sì, che ha suonato insieme alla pianista Floriana. E anche eseguito sulla grandissima premiere mondiale composizione Saturnalia String. È stato grandissimo successo al Teatro Crema. Quindi questa sera parleremo col maestro Butz, che capisce anche lui un po' di italiano ed è bravo. Molto un po'. E quindi parleremo in italiano e tradurremo in inglese, doppia lingua. Attenzione a dire parolacce, perché dato che non le diciamo mai, ci mancherebbe che stasera. Non è un problema. E quindi così. E siamo a parlare un po' di quello che è stato appunto questo spettacolo che abbiamo fatto a Crema in una splendidissima cornice, qual è la città di Crema, ma soprattutto in un teatro altrettanto splendido quale quello del Teatro San Domenico di Crema, che è questa chiesa sconsacrata, ma che tutto ha fuorché di una chiesa, perché è veramente un palco che pare meglio di un teatro. Splendido veramente. Buona acustica, non troppo riverbero, ma molto buona. Poi è stato tipo come Teatro La Scala una volta, però purtroppo è stato bruciato, dicono per invidiosi del Teatro La Scala. Poi le faziosità. Sì, e quindi aspettavamo Luca che ci venisse a trovare. And so, now we translate for our guests. Very, very, we are so happy to have you here. I am very happy to be here. We just talked a few minutes about Crema, and now we are going to talk about it, and we want to know what you think about it. Was your experience in Italy? So I'm trying to translate what we said in this few minutes, and we talked that Domenica was here last week and she slept here because it seemed that she's still here from the other from the previous week. Waiting for you. And we were joking, saying that we weren't in Crema, but where, you know, stuntmen were there for us because we slept here. So, by the way, thank you very much for being here. All the friends of Maestro, Mr. Robert Butz, that we are here, and we want to thank you very much for listening and seeing us from the other part of the world. Yes.
So if you want to say hello to your friends that are looking at us, well, whoever's looking, very much hello, buongiorno, buonasera, maybe there, buonasera, buongiorno there, buonasera here. Ah, yes. 6 hours of difference. Yes, yes. Well, now five. Quindi il maestro le ha detto se voleva appunto salutare i suoi amici che ci stanno guardando dall'altra parte del mondo, dove da noi è buonasera, da loro è buongiorno, buongiorno. Con 5 ore di differenza. E dicevo appunto che adesso andremo a parlare di Crema, di questa esperienza della serva padrona che abbiamo fatto a Crema, bellissimo teatro, e anche col maestro chiedevamo le sue impressioni di questa esperienza italiana, because this is the first time that you are here in Italy. Yes, as you say. Yes, yes. Yes. Primo viaggio. Great. Italia. Great. It's fantastico. Mm-hmm. Everything was just wonderful. Just the food. Quindi il cibo è stato fantastico. The weather. Il tempo. We were so lucky. Città antico. Mm-hmm. Città antica. Il centro storico della Crema gli è piaciuto. Mm-hmm. And my new friends, the company, Compagnia. Great. Yes. The best. It's just been unforgettable. Thank Everything. You so much. Unforgettable. Thank you. Quindi il maestro, questa sua prima esperienza in Italia, dice che è indimenticabile, appunto perché gli è piaciuto tutto, il cibo, la compagnia, appunto come ho detto adesso, il tempo, il clima, perché in effetti siamo stati anche molto fortunati. We were very lucky about the weather. It was great. It was very sunny and it feels like to be in the springtime. It's more or less, here in Italy, in the north part of Italy. It feels great. Back home it was minus 15 degrees. No, it's great, big difference. And 6 feet of snow. Oh, no. Ecco, giustamente il maestro dice Stay with us here in Italy, maestro. Che qui si sta meglio perché quando tornerà a casa avrà 15 gradi sotto zero. e sei piedi di neve che sarà un metro, insomma, circa. Balza di temperatura. Esatto, chiedo scusa per le traduzioni, naturalmente. E quindi così. Caro Luca, noi incentiviamo anche la chat a scriverci se c'è qualcuno dei nostri soliti amici che ci ascolta dei nuovi in www.sciencepopnetwork.it. So write us and make some question to the maestro Robert W. Butz in our website. Sorry for my English. I'm like a drunk man. Your English is fabulous. No. Yeah, so nice. My Italian is bad. But, you know, I'm very tired. And so write us on our website, that is www.sciusewebnetwork.it. S-A-I-Z webnetwork.it. So we're waiting for you, my friends, all over the world. Write us and make some question to our special guest, the maestro Robert W. Butz. Oh, fantastico. Ma perché Gian balbettavi? Ma a parte questo, no, sto scherzando. Volevo solo sto scherzando, ci mancherebbe, anzi, per fortuna. Vabbè, che poi ci sei tu, c'è la Domenica, penso che riuscirete a destreggiarvi più che bene. Volevo solo salutare Nives, che tra l'altro è stata qui con noi, tra virgolette, già tra settimana scorsa, che appunto saluta tutti noi e tutti voi, anche compreso appunto maestro Bazzi, è stata veramente carinissima. Grazie Nives, un saluto anche a te. Se vuoi fare qualche domanda questa sera al maestro, a Domenica, a Gian, prego, accomodati pure, la chat è qui per questo, quindi ben volentieri ti daremo la parola. Scusate per questa intrusione. No, grazie. Nota di servizio. Dicevamo, abbiamo il maestro ha anche fatto ascoltare questa sua composizione, che è la prima volta che lo so, perché ho tradotto quello che dice il maestro in palco, quindi ovviamente so cosa succede. No, facciamo pure io, è vero. So you did the first time your composition. Yes, I was world premiere. Yeah. So yes, first time ever was here. It was incredible opportunity, mm-hmm. And experience to conduct my own music in Italy with such a great group of musicians. I think this opportunity for directing and
friend so quickly is just amazing. And Alessandro too. Don't want to leave Alessandro. Yeah. Fantastic, really great artist. Il maestro dice appunto che è stata appunto la sua world premiere, volta mondiale, quindi prima la sua volta. Prima mondiale. Scritta apposta, you wrote special for Teatro Le Coma. Yes, I had started the composition a few years ago, but never finished it. And when you told me that I could perform it here. I finished it. I completed it. Amazing. Special for Crema. For Crema. And for Domenica. Oh, thank you so much. I'm very honored. Allora, volevo tradurvi quello che aveva detto prima il maestro, adesso prima che me lo dimentico. Sì, che comunque si ricollega a quello che Domenica gli ha appena chiesto, che il maestro ha finito proprio di scriverla, di comporla, poco prima di venire per Crema, per Domenica appunto, e grazie anche a Domenica. E che ringrazio anche per l'opportunità di aver avuto questa occasione di farla per la prima mondiale, di condurla, come anche lui, come il maestro ha detto, con questo quartetto d'archi, di cui ha detto bene, insomma, che ha detto che aveva un buon suono, e poi insomma è anche rimasto contento di aver lavorato con noi. Ha avuto detto di Vespone, che io facevo la parte del servo muto Vespone, e di Serpina. Ma non fai piuttosto servo muto. Come back. Vespone not speaking, but Gianluca private, he's very he likes speaking a lot of well, I thought he you said a lot without saying anything. Thank you very much. They don't believe you because they know that I talk too much. Ha detto il maestro che praticamente è incredibile come io abbia detto tanto pur non dicendo nulla, pur facendo la parte di un servo muto. Praticamente ha detto che ho riempito talmente tanto la scena pur non dicendo nulla. È incredibile come ti abbia proprio fatto la descrizione accurata di te pur non conoscendoti. Infatti gli ho detto che non lo crederete mai perché mi conoscete come uno che parla un po' troppo. E quindi così, no, però ringrazio il maestro per i complimenti, insomma, per aver apprezzato. E fra le varie cose che appunto volevo tradurre, che ha detto prima, è anche quella che ha detto che gli è piaciuto il fatto che si è creato subito un rapporto di amicizia, esatto, amichevole, yes, friendship between artists, sì, so quickly yes. Sì, così velocemente, ma infatti io questo mi sono trovato bene subito, è stato un piacere. We got right feelings from the right first from the, time for the first time, right? Yeah. First yeah. rehearsal in Oderto, yes. within 10 minutes. Yeah, less than 10 minutes. Less, yes. 10 well, seconds as soon as we met. Yeah. And you know. That was everybody. Because I knew Domenica. She sung with me in America last August. But then, and Floriana, I don't want to leave Floriana, was excellent on the piano. Yeah, so it just was a wonderful experience. Mm-hmm. The first rehearsal, I felt everything just fell into place. Everything worked. It just was so such a pleasant artistic experience. Yes, also for us, amazing. Yeah, amazing. Especially for your suggestion, artistic, because well, you're a composer you. And amazing suggestion for the last duetto. We never sing so well the last duetto from La Serva Padrona, because Maestro gave great suggestion, fantastic, really. Oh, grazie. Help for interpretation, for that's musical great. Reason. Also, in fact, we were waiting for Alessandro you. Alessandro Colomba, yes, say thank you, because... Traduco quello che appunto anche ha detto Domenica adesso, che il maestro diceva appunto che ribadiva questo concetto, che questo rapporto, insomma, di... amicizia o comunque di buon feeling che si è creato fin da subito, fin dalla prima prova, che poi si tratta di qualche giorno fa, non è di qualche mese fa, i primi 10 minuti, insomma, si è creato subito con me e poi con il gruppo di artisti, ha detto subito questo, anzi io ho detto meno di 10 minuti, già in 10 secondi, anche perché è facile andare d'accordo col maestro, perché a me è piaciuto anche per il modo che ha, poi la profonda conoscenza, poi ci voleva l'aspetto tecnico musicale che il maestro conosce, che appunto dà la sua impronta, e diceva appunto Domenica che è stato fondamentale perché ha dato delle ottime, giustamente come aspettavamo, perché era lui che dirigeva e dava l'impronta, finalmente mai avuta, tra l'altro, perché diceva Domenica anche in precedenza, quando hanno fatto la serva padrona in altre occasioni, e diceva in inglese, adesso lo stiamo traducendo, che magari che noi lo capiamo, ma loro ovviamente non lo sanno, non c'era questa interpretazione che il maestro ha dato
già nella parte musicale vi posso garantire che era bellissimo vedere. Sì, tu come regista anche ma, sei riuscito no, a fare l'interpretazione sì, che ti ha invitato. Sì, che poi lui ci ha praticamente, quando lui, che aspettavamo, come ho detto, we were waiting for him, yes. Aspettavamo lui per avere l'interpretazione musicale, quando lui ci ha dato quella, come un grande genio, dopo tutte le file si sono... Sì, si è aperto. Ed è bello il duetto bello. Finale, come appunto Dominica sì. E Alessandro Colombo, grande interprete, perché veramente eccezionale. Sì, bellissimo. Persona molto duttile, certo. Molto alla mm-hmm. mano, tranquilla, versatile, perché anche lui è mm-hmm. veramente eccezionale. E anche lui ha saputo entrare bene in sintonia con noi. Hanno fatto un duetto veramente stupendo, dove io non li ho disturbati, se non facendo le mie cretinate dietro nel fondo. Però loro erano bellissimi. So maestro, thank you very much for what you said with the beautiful words, the nice words that you say to us. This was one of my favorite musical experiences and theater really? Experiences. Really? Yes. Really? We are so proud. Thank you so much. Well, it's hard to explain. Mm-hmm. I mean, it was a pleasure to work with such talented artists, but thank you. I've rarely encountered where everything just comes together. Mm-hmm. And then we get to the theater, and I thought the theater was beautiful. Mm-hmm. The sets were simple, mm-hmm. but effective. Yeah. Mm-hmm. And the room to act as mm-hmm. well as sing, as well as play. Thank you. All seemed to fit smooth and flow. It was wonderful. Thank you so much. Praticamente il maestro ha detto che gli è piaciuto tutto ed è stata una delle sue migliori esperienze. Mi pare che ha detto così, giusto Domenica? Sì, esatto. Se non ricordo male, più che altro perché la memoria dopo tre secondi mi scappa. Questa bellissima cosa sentire da sì, da bellissimo maestro che ha diretto tanti importanti teatri in tutto il mondo, ha avuto questa bella esperienza con noi, ci fa molto piacere. Siamo molto contenti e speriamo che tornerà. Esatto. We hope that maestro come back for many operas and different. I can't wait for the next one. Yeah. So, I'm already thinking of what I want to do next. We will just play your position. We will play again with open arms. I'm gonna write a little opera of my own. Oh, yeah. And with a part for Vespone. Oh, un commendatore to Alessandro. Yes. Oh. Il maestro diceva appunto che non può aspettare per ritornare, non vede l'ora, insomma, tradotto meglio in italiano, e sta già pensando a come ritornare. E poi lo ringrazio perché appunto finisco la traduzione di quello che aveva detto prima, che gli è piaciuto tutto, dal teatro al gruppo di lavoro, agli artisti, alle interpretazioni, scenografia anche, che era semplice, però era espressiva. Infatti mi piace questo complimento, vero. Perché è vero, perché è una cosa che avevamo studiato con Enrico ancora dai tempi di Giavera del Montello, dove l'avevamo fatta a novembre, quindi quindi non era tutto buttato a caso ma ben calcolato. Poi ovviamente i ritocchi finali, che insomma poi con le luci che al momento cerco sempre di ricalibrare, perché poi teniamo presente che siamo noi, non è che abbiamo uno staff dietro che ci supporta, dei tecnici mm-hmm. o comunque uno alle luci, che no, ci dobbiamo arrangiare noi. E quindi fa molto più piacere che il maestro abbia apprezzato il team di lavoro, con Enrico che mi godeva alle spalle, e comunque con tutto quello che all'ultimo minuto, perché siamo arrivati alle 4:30, poi io fino alle 8:30 in Italia, tutto l'ultimo minuto, sì. Come abbiamo detto, sì, esatto, anche il pianoforte. Anche il pianoforte in Italia, everything sì. in the last minute, but later is perfect. La mattina è quindi comunque sia è stato tutto quanto, e mi piace che il maestro abbia apprezzato e abbia trovato insomma in noi un bel gruppo, un bel di gruppo lavoro, artistico, insomma, sì. Esattamente. E quindi insomma possiamo anche consigliare di che può, non è costretto ad andare via, insomma può anche rimanere in Italia se si trova tanto bene. No, Luca, you don't have to go away. You don't have to go away. I don't have to go there. So if you want, you were saying something. First, I want to make sure I say thank you to Enrico for driving, for being providing so much assistance. Vuole ringraziare Enrico per aver appunto guidato, quindi averlo accompagnato e portato scarrozzato, come si vuol dire all'italiana, e portato in giro, perché come assistente appunto seguiva soprattutto il maestro. Importante infatti avere questi assistenti collaboratori artistici che ci aiutano, perché noi siamo artisti, noi dobbiamo pensare l'arte, prepararsi eccetera, recitare, cantare, dirigere, comporre, però abbiamo queste persone che ci aiutano, è molto importante proprio. Grazie. Che ci sostengono, che ci portano, che ci sì, che vivono il nostro stress. Per questo grazie Enrico per aiuto, grazie. Per questo spettacolo, per essere la padrona.
è fantastica questa cosa, nel senso che è sempre bello cercare, insomma, di dare il giusto peso, no, che appunto vi dà una mano. Stavo guardando l'orario, ragazzi. Sì, sono le 22. Nonostante questo idillio che si è venuto a creare, adesso traduci idillio. Luca, aspetta che ti frego io. Nonostante questa. Finisci la frase che poi arrivo, Luca. Che tanto, nonostante questo, che lo cerco su Google Translate. Cioè, nonostante questo idillio che si è venuto a creare, insomma, cerchiamo anche di dare far sentire anche qualcosa, no? Dare uno stacco musicale, così voi vi potete riposare qualche minuto. E noi, caro Saiz, quindi mandiamo questo brano di sempre altra band, Pescata, su Giamendo, che appunto ci dà la possibilità di ascoltare e far ascoltare musica libera, indipendente e fruibile a tutti. Ascoltiamo il brano, vediamo un pochino se me lo ricordo, di The Fangs. Il brano è Detroit, prego. Signor Luca, non è perché noi dobbiamo riposarci, è il tempo di cercare idilio. After this idyll time, English could be much more easier than you think. Sometimes English is difficult, sometimes English is easy. It depends on you. So the pen is on the table. Ideal moment. Wow. We put on air. Cosa stai facendo? Cosa fai ascoltare, Luca? Un brano rock? Un brano di suonare a chitarra, no? Sì, è dopo adesso. Ah, dopo. Il brano si chiama Detroit e la band sono i The Fangs. Non so cosa voglio dire. E Detroit, vabbè, quello ci possiamo arrivare. Detto questo, caro Saiz, mandiamo il brano. È partito. Ah, Saiz c'è ancora? Si è addormentato. Sì, ci sono. È bella questa cosa che dico, mandiamo il brano, poi lui ci ignora. Ci va. Continuate a parlare, quindi non posso mandarlo il brano. È perché lui si è mai fatto problemi di intervenire, secondo me. Cioè, non vedo mai. Cioè, c'era un periodo in cui Luca non poteva parlare, che veniva sempre interrotto da Saiz. È scemato questo periodo, che non è un'offesa, eh. Però aspetta, traduci scemare, per piacere. Aspetta, perché io intanto così. No, sì, tra l'altro volevo dire, naturalmente, il is declined the time when Saiz interrupt so much Luca. Hai capito che t'avevo tradotto pure scemare? And so now we listen this music and then we turn back here in studio. So alzo Junge. Saiz ti sta dicendo che puoi mandare. I'm thinking that I've been
Bene, cari amici, siete qui in diretta alle ore 22, 32 minuti primi, Central European Time. Thank you very much for being here with us tonight. We are on web radio and we are talking Italian with Maestro Robert W. Watts, our special guest tonight. Forgive me for my English, but I know you don't understand what I'm saying. So, ladies and gentlemen, I'm talking Italian, then I translate for you everything we are saying. Cari amici, siamo sempre in diretta web qui su Science Web Network con provvisoriamente due compari più uno. Abbiamo qui ospite il mitico maestro Robert W. Watts dall'America, all the way long from America. E per l'ultima giornata che l'abbiamo qui con noi, abbiamo la fortuna di averlo ospite per parlare di questa sua esperienza italiana durata una settimana circa. Per tantissime prove e spettacolo che abbiamo fatto a teatro San Domenica a Crema con Saturnale String e anche la serva padrona di Pergolesi. È stata bellissima esperienza, poi abbiamo fatto un po' di interviste anche TV Cremona 1 ci ha ripreso, abbiamo fatto bellissime interviste, diciamo è stata stupenda esperienza, maestro molto contento, pubblico contento, importante questo. Esattamente, appunto dicevamo, siamo qui per parlare col maestro Watts di questa esperienza con Cremona. Con Domenica ci siamo visti anche la settimana scorsa. Tante volte. Troppe volte pare che dica Domenica. Dove sei? Sono dietro a fare le pulizie, a pulire il vetro. Cleaning. Ma anche tu per Crema. Esatto, infatti. E, appunto dicevamo, con Domenica ci siamo visti la settimana scorsa, appunto dove abbiamo parlato delle sue prossime attività. Esatto. E anche di questa che era Crema. Salutiamo naturalmente tutti gli amici di Crema che ringraziamo d'essere venuti a vedere lo spettacolo e anche gli organizzatori e quant'altro per l'ospitalità e l'accoglienza. Sì, salutiamo il professor Nicolini, caro professore. Spero che ci stia ascoltando. Spero che stia ascoltando. Anche Roberto Villa che ci hanno aiutato molto, che hanno organizzato praticamente l'evento. Grande Roberto. Tanti saluti Roberto Villa e al professor Nicolini. E ringraziamo veramente per la loro ospitalità e accoglienza che ci hanno aiutato con Grazie per tutto, per la realizzazione di questo spettacolo. Esattamente. E grazie anche naturalmente per le belle parole e i complimenti che ci hanno fatto. Sì, sì, ringraziamo molto. Detto. E anch'io personalmente li ringrazio per le belle cose che mi hanno detto. Sì. E a nome di tutti li ringraziamo veramente per quello che hanno fatto per noi. E speriamo di rivederci anche con loro, perché sono stati veramente un bel gruppo. Qualcosa, certo. Sì, ci siamo divertiti anche così. And so we were thanking all the people in Crema for what they did for us, for the organization, everything, and for the beautiful words that they said to us and everything. Because and many congratulations, so nice. This is very nice. Thank you too. And so, Maestro, this was the first time you have been here in Italy. Exactly one week. Yes, one week. More or less, few hours more, maybe. less. And so now you are coming back to the USA. Yes. And what's your next plans? Quali sono i suoi piani futuri adesso che torna in America, maestro? I have a concert of all modern music, April 1st. Mm-hmm. Well, my another mia composizione, Sinfonia Uno. Okay. Prima Sinfonia. Il primo aprile ha una composizione. And some of my friends composers. Okay. And then April 11th, a week later, Domenica is coming. Yes. To sing a concert that I'll be conducting in New York. Yes. It'll be Beethoven and Mozart. Mm-hmm. And Domenica will sing Verdi, one of my songs. I feel very big emotion because I will be perform the first time a composition, beautiful composition about Moon of Maestro in Italian language. Il canto di Luna. Yes, canto di Luna in Italiano. Quindi il maestro diceva che adesso che torna in America il primo aprile ha un concerto di musica moderna di composizioni sue. Prima composizione del maestro Watts, prima composizione. Stavo pensando alle composizioni. Grazie Domenica che ormai il cervello è andato. La stanchezza è quindi ti ha già cazziato, quindi è un problema. No. E poi diceva appunto l'Event sì, 11 aprile facciamo Domenica va in America. The Mena Center is the newest major concert hall in New York City, and this will be my first concert at this place, and Domenica's first. Big emotion. We're doing Mozart Violin Concerto with
Simon Who, I think so, and Beethoven First Piano Concerto with Lin Che and Domenica. Volevamo salutare Lin Che, che anche sì, bravissima pianista che suonerà su questo concerto. Beethoven, sì? Beethoven, sì. Simon Who? Kuhn, sì, lui from, da Hong Kong. Di Hong Kong, sì, lui suonerà su violino praticamente col maestro. Also tenor, I think. Tenor, yes. His name Yongchul Park. Yongchul, yes. You can see a poster on Facebook. Will be many publicity, I'm sure. Lin put. E qui Domenica va. And Domenica is coming back. Esatto. In September, yeah. in September to do La Sopra-Padrona in New Jersey. Yes, I'm so happy really to sing with maestro. It's amazing experience. Who is going to do Vespone? Gianluca. I don't know. Another one. There's no Vespone there. There's only one Vespone for me. That's me. Yes. After this experience. Stavo dicendo pure Domenica perché per non perdere la tu stai andando. Sorry. No, no, I was going to say, I've never seen a Vespone. I mean, when I've seen a Vespone, it's just there. There's a right at the beginning, the cards and the whole thing. It's funny. So what they do? They're just there. They are not Gianluca Mancuso. Vespone. No, yeah. This is natural Gianluca Mancuso. He's natural. Yeah, this is because I played a lot in the comedy of the art, La Commedia dell'arte. Mm-hmm. So what I did is what I get from the comedy of the art, from the Italian comedy of the art. Yeah, Commedia dell'arte. Yeah, from the 16th century, mm-hmm. and more or less in that period. So many things that I do are the things and the sketch that they usually do in that kind of theater. Dicevo che appunto il maestro apprezzava che ha detto che l'unico Vespone che conosce e che può fare Vespone l'unico sono io. Esiste. Sì, perché io chiedevo in America chi è che farà Vespone se non ci sono io. E lui ha detto: ma io l'unico che conosco è Gianluca Mancuso, perché gli piaceva come facevo, perché diceva, se non ho capito male, Domenica, correggimi, sì, che quello che lui ha sempre visto come Vespone fa sempre solo la giocata di carte all'inizio e poi basta. Sì, e non fanno niente gli sì, altri. Invece sì, invece tu era molto divertente. Vabbè, certo, molto, io, molto e appunto io dicevo che io attingo dalla commedia dell'arte, sì, che per anni appunto ho fatto. Però è interessante perché io prima conoscevo solo come attore drammatico, invece in questo contesto è totalmente diverso, però è bello vedere trasformarsi attore, è veramente professionista. Perché non mi hai mai visto comico. No, questo era già un po' comico. No, è bello vedere proprio diverse facce di attore, bravo attore professionista che proviene da grande scuola di Terrani, mi pare. Sì, vero? Grazie Domenica. E questo si sente. No, because I know Gianluca, special for a dramatic actor, is completely different ways. Very dramatic. It's the first time with Serva Padrona. Mm. It's the first time our working with this buffo, personaggio buffo. So she never saw me making stupid things. I say anche many times. È vero, perché tra l'altro l'altra volta che abbiamo fatto qualcosa insieme era la Serva di Padova, mm-hmm. dove era una parte drammatica, che mi ammazzavano, yes, di legnate, mi uccidevano, yes, io morivo. Nel Teatro Verdi Padova, yeah, opera in the last year, but very dramatic. La Serva di Padova was very dramatic, very hard. He was there on the stage, me too. And it was dramatic, very dramatic. Very sad, yes. And also text was very difficult, yeah, very archaic. And right, that in this case I didn't play nothing, even if I said two things, mm-hmm. at the end. A proposito, in questa versione della Serva di Padova, di Padova, mm-hmm. della Serva Padrona, abbiamo diciamo fatto dire a Vespone, sì, su nostra idea è sviluppata da Enrico praticamente, che ha buttato giù queste belle frasi finali che potremmo ancora di più sviluppare, perché potrebbe diventare un monologo di Vespone. Certo, già che Vespone piace parlare, esatto, chiacchierare, non dire. Che non volevo neanche farla perché non ero convinto. No, ma è bella, è venuta bene, sì, dai, è interessante. Sipario soprattutto, oh, sì. E quindi c'è questa variante che abbiamo creato con Enrico e tra di noi, insomma, che ovviamente non c'è nell'opera originale, mm-hmm. ma che Vespone alla fine, in questo fermo immagine finale, mm-hmm. in cui loro due, Vespone, mm-hmm. Uberto e Serpina, finiscono il duetto in maniera molto carina, poi lui dice queste due o tre parole di sfogo, dove appunto dice che finalmente si può sfogare. Oh, adesso prova a recitare. No, adesso no, andiamo no, a letto. Adesso tardi, dovete andare, sulle 22:40. Oh, finalmente mi posso sfogare. E questi due sempre a litigare, a bisticciare. Oh, great. So I said that we make a little difference between this kind of opera and the original one that we by Enrico we make
Bespone saying something at the end. Yes, just yes. three lines to say that he was bored about listening always. These two people, these two persons, always screaming, they always fell in love, and then and he was very sad, and especially was very tired to listen all this kind of words. And now I can say my idea. And the idea is that this story is going to finish, but another one is going to start. Because from Serpina and Vespone, there's a new agreement, a new deal, and maybe Vespone will become a lot. The new padrone, nuovo padrone. This is what I said, that Enrico wrote, and we... That was very, was very nice, thank very effective. Very I liked it. Thank you. And then I say sipario curtains perché non c'erano tecnici e quindi devo chiamare. Facciamo sentire, io direi qualcosa, perché sì, cari amici, sì. Il maestro, prima che vada via, perché sono già le 22:43, sì, before you go away, perché il maestro aeroporto è quarter to 11. Alle 6 di mattina, esatto. Purtroppo da Venezia, l'aeroporto a volo per Enrico si dovrà alzare alle 3 per accompagnarlo. Sì, deve dormire a poco. Esatto, gli lasciamo andare a casa, ma vogliamo far sentire il maestro che ci suona la chitarra. Sì. The maestro, you have to play something on guitar. Okay. Vediamo altra. Because I prima che parte il maestro, lo chiederei: sai, riesci a registrare questo momento? Immagino, parlo del video anche. Ah, giusto. Il video I discovered. Cambio, ma è difficile. Ok. No, vai, devi. Mi sono registrato via Skype. Non è che devo fare chissà che cosa, no? Cioè, fai miracoli. Che fa i miracoli, quelle cose più banali, no. Esatto. Lui fa i miracoli, lui crea le app che noi non sappiamo neanche cosa sono. Che tu puoi ascoltare Saius, cioè lui ci spiega le cose tecniche, come va in Oriente a farci ascoltare da 7000 persone e non riesce a registrare via Skype. Non è che non riesca a registrare, ce l'avete, ma è sapere, no, perché questi ragazzi, semplicità. Questi ragazzi non sanno, no, dai, scherzo a parte, vai con. Va bene, quindi possiamo far suonare il maestro. Certo, suona il pezzo e facciamo la registrazione video. Ok, grazie, sai. Perché ho scoperto, appunto, parlando col maestro, I discovered talking with you from the beginning, from the first time. Two hours that we aspetta. Ora sembravi a Renzi, però, il maestro ha suonato la chitarra. I discovered that you told me that you play guitar and you play with a very important artist. Yes, once. With Johnny Cash. E ha suonato con Johnny Cash una volta, dice il maestro, ma è stata un'emozione unica. In Nashville. Ci credo, sì. And so, maestro, you can do what you want. Okay, I'll do one. Una sola volta. Country, American country music. Oh, wow, that I love. Interesting. So, Hank Williams. Okay. I don't know if you know Hank Williams. Williams, yeah. Goodbye, Joe, he gotta go, feel fine. He gotta go, take the hero down the aisle. My Yvonne, sweet one, feel mine. Son of a gun, we'll have this fun on the bike. Jambalaya, crawfish pie, Billy Dumbo. For tonight, I'm gonna see my fairy old. A guitar, silver jar, and a gale. Son of a gun, don't have this fun on the bio. Great! Grandissimo, vi chiedo. Guardate che ho ascoltato questo dicevo. I listen I what you said. Wow. And when you say son of the gun. Yes, son of the gun. Because I don't know what it means. No. Sure. Sarebbe figlio di una pistola, ma intesa come. Sure. Grazie. Thank you very much. I hope I can come again. I hope so. We hope so. Yes. It was very, very exciting meeting you. And this was a fun way to close my trip. Ha detto che questo è stato veramente un modo divertente per chiudere il suo viaggio qui in Italia con noi. Benissimo. E quindi thank you very much. You fill my heart full of joy. Thank you for being here. Okay. Bye, maestro. Thank you, maestro, for coming. For
Ok, lasciamo andare il maestro a casa, e a casa non in America, ma provvisoriamente qua in Italia. E caro Saius, la salutiamo tutti, lasciamo andare Enrico. Sì. E abbiamo qui con noi anche la moglie del maestro, Judy, che... Judy, esatto, che accompagna. Che salutiamo. Salutiamo Judy anche. Tanti saluti. Moglie di maestro che ci segue anche lei. E also Saius said. Hello everybody, we salute you. Saius is the owner and the boss of the radio and the network. Saius è padrone. Servo padrone. Anche in questi casi, Gianluca, anche in questi casi mi prendi in giro. Va bene. Grande Rosario, li lasciamo andare avanti e noi andiamo al termine, chiudiamo. Se vuoi mandare anche un brano, così poi io intanto li accompagno fuori dallo studio 2 di Science Web Network, andiamo a volgere al termine di questa andiamo mio bene. Quindi già volevo... bellissimo. Ed è questo, il quiz della serata è che opera è? Chi è? Who answered this question can win another CD l'altra volta era in palio CD Dominica, la prima volta che abbiamo avuto qui ospite un paio d'anni fa. Sì, è stato un concorso tipo questa volta. Ok, quindi grazie a tutti, una buona notte. Gian, volevo solamente salutare appunto Judy che ha accompagnato il maestro, ovviamente Dominica Zamara, sono partito dalle donne, Dominica Zamara, che grazie ancora per la tua presenza questa sera e che anche perché ci hai dato la possibilità di conoscere il maestro Baz, grazie ovviamente al maestro e grazie ovviamente anche a Enrico Bertazzi, al preziosissimo Enrico Bertazzi. Ragazzi, non mi dimentico mai di te, ragazzo. Dai Enrico! Eccolo, dietro le quinte. C'è anche Clara che vi saluta. C'è anche Clara, adesso si presenta tra noi. Ciao Clara. Non lo sapevo. Ciao Clara. Non pensavo. Ciao, questo ciao. Ciao Clara. Ciao Clara. Mamma di Gianluca, preso. Sì, no, ma tutta la famiglia. Sono venuto a trovarci in studio. Tu non hai capito che non eri in chat. Giudy ti aveva salutato, Luca, ringraziandoti dei saluti. Grazie mille. I said to Luca that you said hello, but he didn't hear you. Because we made so much noise all together. Take care every time. Okay, lasciamo andare i nostri ospiti. We let go our guest at home. Lasciamo andare i nostri ospiti e chiudiamo. Mandate pure un brano, caro Luca. Noi intanto vi salutiamo. Per il momento, grazie a tutti. Ciao, cari. Ciao, Simon. Ciao a tutti. Ciao, buona serata. Ciao. E mentre, caro Saius, proseguono tutti dei nostri ospiti, noi mandiamo un altro brano dei The Fangs. Il brano è Growing Fangs. Prego Saius, ci vediamo tra 5 minuti.
E ritorniamo in diretta qui su sitesnetwork.it. Provvisoriamente due compari più uno. Adesso abbiamo perso uno dei tre compari, perché appunto ha accompagnato in diretta appunto dallo studio 2, accompagnato tutti gli ospiti di questa sera, che erano tantissimi, vero Saius? Abbiamo avuto questo soprano internazionale ormai. E questo soprano internazionale, appunto, che è la Domenica Zamara, che ormai c'è, certamente, quando riesce, ci fa visita molto, molto volentieri. E abbiamo avuto ospite il maestro Robert W. Butz da New Jersey, USA, che appunto era in visita in Italia e ha colto l'occasione appunto per tornare qui con noi. E intanto io non ho salutato forse anche Clara, che questa sera appunto era su Skype, video, ma, la nostra amica. È su Skype, ma purtroppo, come dicevamo all'inizio della puntata, non abbiamo avuto modo di mandare il video questa sera, ed è veramente un peccato se ci pensi, perché insomma, mai come questa sera abbiamo avuto tutti questi artisti di questa carratura internazionale tutti insieme all'interno della stessa inquadratura, quindi veramente a volte le cose girano così, però è bello anche forse ogni tanto riassaporare il piacere della radio, no? Quindi sentire solamente l'audio piuttosto che soffermarci sul video. E non ho salutato anche Nives, che questa sera ci ha fatto compagnia in chat, è stata veramente carinissima, ci saluta, addirittura ha augurato un buon viaggio al maestro Butz e signora, che c'era appunto anche la signora Judy, la signora Butz. E tornando a noi, quindi mentre la puntata si sta avviando appunto verso i titoli di coda, no? Aspettando che rientri Gian, caro Saiz, volevo giusto dare qualche aggiornamento e girare anche qualche contatto relativamente al network, perché effettivamente questa sera o giustamente abbiamo dato priorità ai nostri ospiti. Noi, essendo popolo latino, ci teniamo a dare manforte ai nostri ospiti. Non so cosa sto dicendo, ma tu sai non che lo stai dicendo abbastanza bene, Luca. Intorno alle 11 inizio. Sono 22:57 veramente in questo momento, però insomma, stai andando non so, proprio andavi così bene a ruota libera, poi a un certo punto ti sei accorto che stavi sproloquiando, allora ti sei fermato. No, io comincerei soltanto di dire sì, non volevo dirlo quando fuori onda ti ho detto, Luca, non diciamo della nuova trasmissione, ma forse è meglio che lo diciamo, che mercoledì 18, no? Il titolo non si sa ancora. Vabbè, vedo che siamo belli carichi, belli preparati. No, preparati no, perché stavamo partendo appunto alcune cose che discuteremo mercoledì sera, questo mercoledì 11, se non vado errato, che ne discuteremo con gli amici Antonella Entrenò e Ugo Lombardi di questa nuova trasmissione appunto, che andrà in seconda serata, se vogliamo dire così, e parlerà di antimafia, collaboreranno, insomma sarà una trasmissione in collaborazione con Antimafia 2000. Il titolo forse quindi, sarà Osservatore Antimafia o qualcosa del genere, adesso lo diremo. Lo scopriremo solamente vivendo, e quindi rimanete connessi. E di certo, insomma, va ad arricchire il palinsesto di Sites Web Network con un programma che diciamo che è un attimino impegnato. No, molto impegnato. Una cosa così, tanto per... No, ma se fai caso c'è anche il fatto che il mercoledì avremo doppio appuntamento live alle 18:30 con spazio aperto, poi alle 22 da mercoledì 18 e alle 22 con questa nuova trasmissione, sempre ovviamente della durata di un'oretta, però dove focalizzeremo appunto questo osservatorio, insomma parleremo di mafia, dell'antimafia insomma soprattutto. E saranno ospiti in studio da Bari, e quindi poi dopo faremo un po' di pubblicità sul blog, sul sito, quando insomma dopo mercoledì, di promozione, certo. Sì, dopo questo mercoledì non mi veniva la parola, chissà perché. È strano, strano. Dicevo prima che appunto non abbiamo dato i contatti, visto che abbiamo notato che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi stanno aumentando i vari stavo dicendo seguaci, però non mi viene, questa sera anch'io ho qualche grosso problema dal punto di vista dialettico. Dicevo, diamo i contatti al network, perché appunto ci stesse seguendo da qualche piattaforma che amplifica la voce di sitesuabnetwork.it,
www.ilverbo.it. Potete scriverci sulle nostre caselle di posta elettronica info@saiuz.com, che è la tua mail, caro Saiuz, la mail del nostro direttore artistico, colui che seleziona accuratamente i brani, per intenderci, che è Gianluca, nonché conduttore di questo programma, gianluca@saiuz.com, la mail del sottoscritto, che dovrebbe, usiamo sempre il condizionale, e curare la parte organizzativa del network, che è luca@saiuz.com. E... responsabile disorganizzativo. Pare. Ed è rientrato con noi. Già lui che fa il furbino lì, eh. Ma cosa dici tu con quella faccia, quel faccino lì, con quella barbetta? Non si sa. Per caso ha bisogno anche lei di una badante, signor Gian? Vuole una badante? È partito. Chi era questa voce? Clara, vieni avanti, Clara. Non siamo in video. Okay. Uno non ne bastava. Bastava un Saiuz. Ho visto una mano, però voi... Il lavadante. E sappi, Luca, che questa è anche una delle fan di Saiuz. Ma sì, più che di Saiuz, di Adalgisa. Adalgisa. Però hai sbagliato, già, una delle fan, io direi l'unica. L'unica fan, quasi. Esatto. L'unica. No, sì, dai, perché io veramente sono un fan di Adagisa e di Saiuz, comunque. Quindi è vero, è l'unica fan, perché io non sono l'unica, non sono l'altra fan, io sono l'altro fan. Ma chi lo, tu lo fan? Lo fanno, lo fanno tutti, lo fanno. Vabbè, possiamo cambiare. È partito il momento ignoranza, no? Cioè, fino adesso abbiamo mantenuto dei livelli eccelsi con Dominica, Baz e quant'altro, e adesso invece giustamente scadiamo. No, scherzi a parte, noi dicevamo già, appunto, che abbiamo avuto ospiti questi artisti di caratura internazionale. Adesso traduci caratura. Adesso traduci caratura, come abbiamo fatto noi. Traduci idillio. No, no, quindi ci ha fatto veramente molto molto piacere averli, ovviamente, anche perché insomma, per quello, per quanto ne sappiamo, Baz era, insomma, cioè, ci ha dato questa anche possibilità, no, di averlo qui con noi, e ci ha fatto veramente molto molto piacere. Comunque, allora, caratura si dice caliber. però se me è più dal punto di vista, no, non so se sia corretto. Non c'è più Baz che può confermare questa cosa. Esatto, no, che può ridere di quello che dico, che almeno vedi, ridono sempre le mie battute in tutte le lingue, quindi scherzo. Ma guarda te. Un po', ma guarda. Ma te l'ha detto che è caduto sulla sedia. C'è stato un momento bello, diciamo. Caduto dal seggiolone, sì. Ah, pensavo. No, ma 40 anni fa, ecco, da questo giorno. No, adesso Clara sta facendo più grandi quella che è. E diciamo che nella scena iniziale in cui io faccio le mie cretinate, si è rotta la sedia. Quella era già rotta, però me l'avevano anche detto: guarda che c'è una gamba rotta, attento quando sali. Ma io, come solito, dopo 5 metri mi sono dimenticato tutto, perché è come parlare con una formica. Però vederlo andare in gambe alte, ragazzi, è stato fantastico. A gambe alte, diciamo, avrei mandato anche qualcun altro. Comunque, diciamo che comunque sia, dai, andate. È stata una bella esperienza. Soprattutto ho avuto delle conferme mie personali e professionali. Non che ne avessi bisogno, però, insomma, no, ne avrei ti ricordo che siamo sempre in diretta, Non stiamo parlando tra di noi. No, perché ho detto prima che siamo in diretta. Quindi anche la Clara è intervenuta in diretta. La Clara? Meno male che non ti ha mandato in video, Gianluca. La Clara, la quale ci ha fatto una grande sorpresa ad aver partecipato a tante cose, anche alle telefonate in diretta qui su Saiuz. La prima e l'unica fino... No, dai. No, vabbè. No. Io ho fatto due telefonate in diretta. L'unica di Saiuz. Di Adalgisa. Dalla Gisa, sì, ma anche un po' di Saiuz, dai. Sì, dai. Sotto c'è anche con Saiuz. Dobbiamo fare la cena. Noi dobbiamo fare la cena, esatto, dei saiuziani. E devo dire che, appunto, ci ha fatto una sorpresa
sapendo che allo studio 2 c'era Domenica e il maestro Bazzi, è venuto a trovarci di persona questa volta, ha preso la sua bella macchinetta e anziché venire per il tubo catodico, no dai, per la fibra ottica o per quello che era, è venuta di persona e quindi ci ha fatto una sorpresa accompagnando fuori anche il maestro, che è rimasto veramente contento di noi. Come tutti gli ospiti, caro Luca, adesso non voglio fare autocelebrazione, autoincensurazione, soprattutto in diretta, autoincensazione, però anche lui, come hai sentito, ha detto, insomma, ma me l'ha ribadito anche poi fuori onda, che veramente si è trovato bene con noi, insomma, e ringrazio ovviamente nei limiti di quello che è stato, quello che, boh, non lo so cosa dico, non lo so, vabbè. E tu, Luca, non devi dire nulla? No, io, guarda, con estrema serenità ti posso dire, me ne vado a letto. Scherzi a parte, visto che questa sera ci siamo veramente spremuti, io soprattutto all'interno di questa ora di provvisionamenti, due compari più uno, una volta tanto, diciamo, cerchiamo di mantenere un orario, uno standard adeguato, anche perché devo lavare i piatti stasera, quindi guardate che belli, vengono in diretta tutti e due, guardali che belli che sono, claro, finalmente, allora, guardali un po', là. Veniamo in diretta solamente perché non stiamo andando in, scusa, non andiamo in video perché non stiamo andando in video, anzi, caro Luca, in video, e sapete che ieri a Crema c'è stata un'altra persona dell'entourage, c'era anche qualcuno di Mediaset, c'era qualcuno dei giornalisti, e comunque quando io ho sentito qualcuno dire video mi sono messo a ridere. Hai pensato a me, scommetto, vero? Potevo io spiegare loro perché ridevo, che non è per prendere in giro loro o chi l'ha detto, voglio dire, però è Saius che dice video, solo lui può. Io che dico, sì, cioè, è lui che è l'esclusiva è solamente su Saius. Comunque è sempre bello vedervi, vi abbraccio non solo virtualmente ma anche fisicamente, specie quando vedo il faccione di Saius con le cuffie a orso yogi sulla testa, che perché le usa se stanno sopra i padiglioni auricolari? Le uso perché devo ascoltare anche il gobbo. Devo ascoltare anche il gobbo per questo. Il gobbo di Notre Dame. E quindi di solito si legge il gobbo, però, no? Però guarda, io certe volte vorrei dire, in certi momenti, no, non avere la possibilità di mandare il video è meglio, perché effettivamente questa sera Saius è veramente in condizioni non ho aggettivi, non riesco, ragazzi, a proferire parole. Gianluca, trovo una parola, esatto, in inglese, bravo, dai. Infatti, diciamoci la verità, vedere quest'uomo in queste condizioni, che condizioni, scusami, non è fumo, è nebbia. È nebbia, esatto, perché c'è nebbia in Valpadana, no, Clara, giusto? Esatto. E noi, caro Luca, eravamo nel centro della Valpadana, perché io quando vado in quelle zone tra, appunto, Nutrie, sì, esatto, Pavia, Crema, Cremona, Piacenza, Soresino, Cremino, insomma. Trapani, c'è una casa. Trapani, Ciapani, Soncino, bellissima. Poi cosa c'è? Valeggio sul Mincio, faccio dei nomi a caso, ma che mi riescono bene. Mi sento proprio nel mezzo della pianura padana, più padana che pianura, che non c'è più deserto di quello. Però è stata una bella esperienza, perché Crema bella. Ringrazio veramente le persone che, quelle poche che mi hanno detto delle belle cose, le molte che mi hanno detto delle brutte. Io voglio sentire le brutte. No, non ce n'erano, perché poi le brutte magari non te le vengono a dire, che ne so, però erano tutti molto contenti, soddisfatti, e ringrazio. Sono volati pomodori oppure no? No, sei già un grande, perché non è stagione. Allora, sono la sedia. Allora, è solo la sedia dove mi sono sentito io che è volata. Allora è una grandissima vittoria questa qui. Ma tu Luca, che come al solito, paradossalmente, per assurdo, no, la vita si prende gioco di noi, ma anche il teatro, perché la caduta che io via, vai, perché e tu devi sapere, ma anche madre natura, già che ci siamo, anche sì, ma anche il diritto internazionale si prende gioco, perché sentiamo, sono curioso, ma anche scienze politiche si prendono gioco, dobbiamo continuare anche l'orso yogi ci troviamo facendo, questa parentesi ovviamente come al solito è durata più del necessario, sì, dicevamo, esatto.
Dove sai, non è la ciliegia sulla torta, ma all'incontrario di una piramide rovesciata potrebbe essere la radice che è amara, che tu non vorresti mai ma mangiare. Sai, ma cosa ti dico io questa sera? Stavo lì pensando, no, che accarezzavo la testa del mio signore qui, il signor Saiuz, okay, e ci pensavo benissimo cosa facevo, non sapendo cosa fare, no? Mi sono capitata quella ciocca dei capelli tra le mani, così tutti unti, perché sai, sono 2 mesi che non si lava i capelli. E allora a un certo punto ho detto, lo dopolo come sugna qui come olio per friggere. Dammi una lamita che mi fa. Che cos'è che sta facendo, sai, il web network? Luca si sta allargando? Si sta espantendo? Espantendo. No, guarda, sta diventando un. Buonasera. In Vietnam sono ben accessato. Mi scusino, signori. Buonasera, sono qui che vi sto parlando io perché, non sapendo cosa dire, è proprio un pensiero subcosciente della mia memoria virtuale, perché dicendolo poi dopo non venga detto che non l'ho detto, perché io sono venuto qua perché non mi ci hanno mandato, ma perché sono venuto qua a fare un discorso subnormale in quel messaggio subliminale che dicono che poi dopo, insomma, uno non sa cosa fare e allora viene qui e parla. O sono gli psicofarmaci col whisky. No, guarda che con questo modo di fare lui va d'accordissimo con il Dalai Lama, a volte ha questa capacità di... Nel senso che gli dà la lama o... No, può essere. Mi dà una lama così per tagliarmi le vene. Che non si capisce. Esatto. E quindi, carissimi, stavamo dicendo una cosa, stavi dicendo una cosa, e la nostra parentesi della vita è teatro, cioè nel senso, esatto, che io della caduta dalla sedia, esatto, io facendo questa scena che vabbè me la improvviso, poi ne ho fatte tante di cose che sono piaciute, ma ne improvviso sempre attingendo dai vecchi canoni della commedia dell'arte. Sì, certo. Allora il paradosso cos'è, caro Luca? Che la cosa che hai pensato di fare e che fai cioè di cadere per le scale, perché io vengo dal pubblico col mio lumino, faccio le mie cavolate, scherzo un po' col pubblico, lo pulisco, il mio spavento, faccio le solite cose, pulisci, insomma, il pubblico di nuovo, però, e cado salendo per le scale per andare in palco, e loro tutti preoccupati perché pensavano che ero caduto veramente, invece quella era voluta e non mi sono fatto nulla. E nessuno ha riso perché erano preoccupati che ero caduto, oddio si è fatto male. 5 secondi dopo mi vado a sedere sulla sedia, gambe all'aria, cado, mi faccio male e tutti che ridono dico cavolo che bravo quella cosa. Ma perché? Guarda che tu sottovaluti la fortuna che hai avuto. Certo. Tu dici perché? Che la pensi come me, è lui che non pensa. Ma guarda che è una fortuna sfacciata. Tu pensa se non avessi fatto quella gag iniziale. Cioè, tutti avrebbero pensato che era una cosa accidentale la caduta della sedia. Madonna, che bravo. Così è stato. Così è stato, conquistato il pubblico. Allora, cadendo per le scale, si vede che allora quella che avevo programmato in testa mia di fare l'ho fatta talmente bene che sembrava vera, nel senso che pensavano che ero caduto veramente, invece no. Quella che invece... Esatto, poi pensavano fosse esatto. E quella che ho là, che cazzo, che sono caduto, mi sono sorpreso io stesso. Però è caduto bene, con classe. Con classe, ho detto, veramente. Cavolo, fa, ma questo sketch come hai fatto a pensarlo? Che regista geniale, mi hanno detto. Ma poi come l'hai pensato bene? Ma poi tempi tecnici giusti, perfetti, ma vaffanculo. Scusando il termine, che c'è tutta la schiena rotta. Eppure, vedi, la vita è questo. Tu magari ti programmi e progetti delle cose, questo è il parallelismo della vita, no? Programmi e progetti delle cose in un certo modo e non vanno come vorresti o non hanno quel riscontro che vorresti, con i meritati ritorni, invece altre che non hai progettato ti va molto meglio di quello che meriteresti pur facendoti male, perché magari hanno più effetto e non sono quelle che tu avevi programmato. E la vita è così, dalle cadute ci sono i successi. Che bella e dei successi ci sono, no, così. Le cadute tanto ci sono le cadute, no. Cioè, Gianluca, scusami, mi sono perso l'ultima parte. Tutto sto casino per dire dalle stelle alle stalle, dalle stalle alle stelle. Esatto. E tutto questo bello.
tutto questo per dire che ha bisogno della badante. Esatto. Vedi, esatto, che non ho bisogno io della badante. Ti mando ad Algisa. No, grazie. Va bene, caro Luca, io direi che possiamo anche cominciare a chiudere alle 23:14, che tanti saluti dureranno 20 anni. Già, già, no, infatti hai detto cominciare a chiuderla, vuol dire già fatti malissimo. Comunque, no, effettivamente, dai, 11:14. Esatto, perché 11:14 la possiamo agevolmente andare a Nana dopo aver raccontato che cosa avete fatto a Crema. È stato veramente molto bello, siamo stati molto contenti e felici di avere la possibilità di avere qui il maestro Robert W. Batz. Mi piace troppo dire W, mi mette proprio una serenità. Il maestro Batz, Domenica Zamara, ovviamente il tutto coadiuvato da Gianluca, che in diretta è riuscito a giostrare in maniera eccellente, oserei quasi dire, la chiacchierata in lingua con appunto il maestro e Domenica. In tutto questo io e Saius eravamo per i fatti nostri, che probabilmente giocavamo a solitario al computer o a pinball, che sembra flipper, sai, quelle cose. Esatto. No, esatto. Nel senso che questo in maniera ironica, per dire che appunto non dico che eravamo superflui, perché sai, cioè, non può essere superfluo. Io forse sì, questa sera mi sono messo lì in maniera molto io sono un po' come, capito, quell'ospite che a tavola si fa i fatti suoi nell'angolo del, capito, è un po' questa cosa qui, bella immagine. No scherzi a parte, perché, veramente perché... No, è bello perché tu lasci veramente spazio agli altri e poi intervieni come sempre con grande intelligenza, ti piace se lo dico così, e soprattutto naturalmente con... è bella, so che Saius non ha colto perché pensa che sia un errore ortografico. No, io veramente l'unica cosa che stavo guardando era la tua lingua che usciva, no? Dalla bocca mentre parlavi. Perché guardi la lingua di Gianluca? Volevo vedere dove andava a finire. Chiudiamola qui, perché no, invece perché devi rovinare sempre caro Luca, fai quei belli interventi anche molto intelligenti, curati, cioè ti vanno forse di fortuna, non lo so, però che comunque sei di colui che tutte le volte di colui che segue o che c'è, che non è di là a giocare a ping pong con Saius. E intanto sentivi che dicevo punto. Punto, esatto. Vabbè. E Saius invece che rispondeva, vabbù. Vuoi arbitro? Arbitro. Scusa. No, vabbè, scuso, dai. Si dice scuso. Scuso, esatto. E quindi niente, ragazzi, grazie ancora per esserci. Ci vediamo, ci aggiorniamo la settimana prossima, dove Domenica non ci sarà, perché è stata già nostra ospite. Non ci sarò nemmeno io, caro puta. Non ci sarò nemmeno. Saremo io e torna quindi Priscilla, perché l'abbiamo tenuto un pochino, un pochino, dai. Poi lo sfottiamo a lui. Adesso sai, uccisi quasi tutte le volte. Tu hai visto i messaggi? Ma lui non l'ha capita. No, non la può capire. Ma guarda la sua faccia, la sua espressione. Mi dispiace che il pubblico non possa vederlo. Ma lui ha due espressioni, cioè con e senza le cuffie, capito? Volendo, parafrasando una grandissima frase capito? Di Sergio Leone, che direi che Sergio Leone ce l'aveva con, direi, Clint Eastwood, che diceva che aveva due espressioni, no? Con e senza il cappello, esatto, è un po' la stessa cosa. Basta, ho citato l'aforisma di questa sera, l'ho detta. L'eufemismo. A proposito, auguri per la festa della donna di ieri. Così, guarda. Esatto, comunque ragazzi, io stavo pensando che in queste serate un po' goliardiche io potrei sulla pagina di Saius Web Network di Facebook postare i video delle mie serate un po' aggressive / foto in questi locali
anche se credo che andremo poi dopo a ritagliarci una fetta di mercato non proprio culturalmente elevata. Stavo pensando alle cose che tipo la festa della donna è stata un po' aggressiva effettivamente, però facciamo così, prima ve le hai fatto la lap dance tu? Ma e non sei comoda dal punto di vista chilometri logistico, ecco. No, volentierissimo. Già, dove eri? Prego. Non me lo ricordo più. Non lo ricordo più. Perché più o meno si poteva allungare. Da Crema ci faceva un salto, no? Allora. Effettivamente io non ho problemi a fare strada, eh. Vabbè, allora la prossima puntata Luca si racconterà dove. Ma sai che a volte le immagini valgono più di mille parole. Sì. Quindi va bene. Detto questo, no. Ora la prossima volta chiama, io faccio strada, però poi farò la recensione. Quindi... Ah, giusto, è vero. Accidenti, lo fa. Mi trovate magari... TripAdvisor. Sì, esatto. Okay. O fatti ricordare anche cosa hai fatto, Luca, perché magari non ricordi. Quindi... Ah, è vero, hai ragione. Questa può essere una grande idea. Detto questo, carissimi, ci aggiorniamo alla settimana prossima, lunedì, salvo imprevisti. Avremo come ospiti. Esattamente, il nome della band lo scopriremo durante la settimana perché sono tutte informazioni che ha la mia collaboratrice riservate, top secret. non lo sanno neanche loro. No, oppure sai quelle cose da film americano col fascicolo sul tavolo di Sayuz con quella cartellina marrone chiusa con scritto top secret in rosso, ecco, così. Esatto. Che solo Sayuz ha, solo che Sayuz l'ha persa quella cartellina. Esatto. Ad Algisa spolverando. Ma cos'è? No, questa cosa è il mio padrone. Quindi ragazzi, io saluto Clara, che questa sera, ecco perché non eri in chat, perché eri qui con noi. Io saluto Clara, saluto Gianluca, che questa sera è veramente bravo, bravo ancora, perché ti sei destreggiato in maniera eccezionale. E no, ringraziamo ovviamente. Fatto, vorrei ben vedere. E quindi Gian, anche fuori dalle scene prendi le mazzate come sul palco senza motivo, così. Esatto. Senza motivo e a gratis. Ringraziamo Sayuz che rende possibile non si sa come tutto questo, anche se purtroppo questa sera non abbiamo avuto la possibilità di avere il video. Si sa perché se vieni qui e nello studio di Sayuz trovi i ceri davanti a San Gennaro. Questo speriamo che va buono stasera. Tanto di Treviso proprio. Ricordiamolo. Tipico santo delle mie parti, c'è la famosa pizzeria da Gennaro a casa mia, vicino a casa mia. Quindi è tipico, sì, è proprio. Che devo dire che anche è un'istituzione. Ma devo dire che pizzeria da Gennaro, da Antonio, da Peppino, da Carlo, in tutti i paesi d'Italia, anche più a nord, ai confini con l'Austria, la troverai. Non d'Italia, ma del mondo. Del mondo, esatto. Anche ad Amburgo, esatto. A Norimberga troverai pizzeria da Gennaro Pizzaiuolo. Sì, no, i Vietcong che ci stanno ascoltando hanno appunto pizzeria da Gennaro. E quindi. Da Gennaro. Basta, non discriminiamo questa fonte di ascolti. Ricordiamo che dalla Colombia. Sì, caro Luca, dal cartellone colombiano, la cartellina ormai colombiana, perché sai, si espande nell'est. Lui ha capito che i nuovi mercati sono dall'altra parte dell'oceano. Per anni si è sbagliato e adesso ha cambiato. Dal far west è andato al far est. Sì, siamo il network più ascoltato in tutta la Lapponia. Gli ascoltatori non sanno perché appunto ascoltano e non possono vedere, per loro fortuna. Povero Luca che si dovrà districare con questi due sì. Ma la settimana prossima per fortuna c'è il ritorno di Priscilla che appunto riequilibrerà le sorti. Esattamente. Sayuz scomparirà nella sua regia, sarà in silenzio come un cagnolino abbaccato perché gli manca il mitichino e Gianluchino.
Sì. Come dicevamo, alle ore 23.05 partiamo con i saluti. Non li abbiamo ancora finiti. Ci vediamo la settimana prossima. Ringrazio soprattutto tutti gli ascoltatori che ci hanno ascoltato in diretta. Tutti gli sponsor, tutti i fornitori della mobilità. Ringrazio tutti. Gigino il solumiere, Gennarino il pizzaiolo. No, tipografia da Peppino. Esattamente. Spazio Marchette. No, e quindi tutti gli ascoltatori che hanno ascoltato, ci hanno fatto compagnia questa sera, e quelli che ci ascolteranno anche sul podcast, ci aggiorniamo a lunedì prossimo, dove appunto tornerà, come dicevo, abbiamo detto ampiamente poco fa, Priscilla con una band top secret. Dopodiché, ragazzi, io vi auguro una piacevole serata, fate i bravi e buonanotte a tutti. No, che va, dove vai? Sono fatto No, aspetta, non vogliamo parlare, non so se avete fatto nel frattempo che accompagniamo gli ospiti fuori, delle nuove puntate, non lo so, no, delle nuove trasmissioni, delle cose che il network... L'abbiamo già detto prima, per fortuna. Peccato, vabbè. Ricordiamo che questa puntata, l'ottava, la nona, forse anche la decima, io questo vacco sospetto... Chi può dirlo? Solo voi, cari nostri web radio ascoltatori che ci seguite, contate le puntate che Saius ha postato. Naturalmente è in diretta in questo momento, che sono le 23.25 e sta per chiudersi, ma andrà in onda, in differita, in replica, il giovedì pomeriggio dalle ore 2, dalle 14 del pomeriggio, sempre per quell'ora e mezza, fino alle 3:30, sempre in www.saiuswebnetwork.it. E naturalmente seguiteci nella nostra pagina in Facebook con il nome Saius Web Network e mettete mi piace, che a noi ci piace e ci fa piacere. E naturalmente a grande righe ho rispolverato mettete mi piace, che non ci dispiace. Almeno dal minimo di brio. No, ok, Rio giocava con Caprini, no, vabbè. E naturalmente scriveteci, come già Luca ha ricordato, mentre Luca va a vomitare in bagno o si fa sbattere la testa al muro. Naturalmente scrivete a info@saius.com o ancora meglio a luca@saius.com, almeno scrivete, perché tanto è inutile, se volete appunto venire ospiti in trasmissione da noi qui il lunedì sera con questa trasmissione in diretta web radio e web tv, e ospiti per venirvi a raccontare e raccontarci le vostre attività, i vostri eventi, nonché iniziative, professioni e tutto quello che fate da un punto di vista artistico e non solo. Quindi, caro Luca, mi viene da dire, fate i falegnami? Tagliate tubi dalla mattina alla sera? Fate cerchi in lega? O vi divertite ad arrovellare le viti che devono entrare poi nelle varie segmentature delle impalcature che montate? No problem, potrete venire a provvisoriamente due compagni più uno e raccontare la vostra professione. Ma perché no? Lanciamo un nuovo programma, Professione e Professioni. È vero, perché non esiste un programma in cui, salve, buongiorno, sono Mario, faccio il metalmeccanico, cioè, capito? Non esiste questo, esatto, programma, se ci pensi. Esattamente. Sarebbe bello dare spazio anche. Vedi, esatto, io sono così. Bisogna prendermi un momento, le genialate ce l'ho e poi non le faccio. E è come diceva Totò, 100 ne pensa e una ne fa, che sarebbe l'incontrare, no? È un diavolo. E naturalmente, perché no, raccontiamo anche le professioni degli altri, perché molto spesso, caro Luca, non conosciamo la fatica della fatica che fanno gli altri nel fare faticosamente il proprio lavoro. Ma tu lo faresti mai il metalmeccanico? Ma tu lo faresti mai colui che si alza la mattina presto col buio e va a lavorare con fatica in posti ambigui e strani? Ma tu come lo faresti mai questo? Uno che fa il metalmeccanico lavora in fabbrica, non è che lavora, esatto, e tu per 900 euro al mese. E tu, caro web, voglio stare parlando seriamente, uisci spa, dai. E tu, comunque, posti ambigui e strani, un bordello praticamente. Esattamente. Però il bordello è all'incontrario, perché alle 5 di mattina di solito si torna dal bordello. Comunque, e tu, caro, perché tu sei pratico? Cioè, molto pratico.
sempre fa il turno diurno, non lo so. E tu, caro web radio ascoltatore, per meno di 900 euro andresti a lavorare a 80 km da casa a spazzare questo e questo e quest'altro? O tu, sotto il sole cocente dell'estate o il freddo schifoso dell'inverno, andresti a fare gli asfalti delle autostrade mentre tutti ti schizzano addosso insultandoti perché stai rallentando la circolazione? E allora, se a tutte queste domande non hai una risposta o le sai meglio di me, scrivi a info@science.com e partecipa alla nostra nuova trasmissione che partirà tra un anno e mezzo. Tempo di raccogliere tutte le varie e inevitabili, innumerevoli e inutili lamentele. E vai. E alla fine mettete nell'oggetto accattateville. Eccolo. Hashtag accattataville. E soprattutto voi la sapete come è fatta l'India? Ai miei amici Luca e Saius gliela faccio vedere come è fatta l'India. 23:29. Visto che non andiamo in onda, questo momento culturale è finito e mandiamo il brano finale e via. Luca, ti ho mandato alle 23:05 il titolo del brano per finale. Ok, 23:30 minuti, caro Luca, io e caro Saius, carissimi amici che ci state ascoltando da tutta Italia, scusate per le divagazioni, non era per arrivare fino alle 23:30 e quindi fare l'ora e mezza di trasmissione. No, beh, perché ormai ci abbiamo preso la mano. Vi ringraziamo per essere stati con noi in quest'altra puntata dove abbiamo avuto ancora Domenica Zamara come ospite e il maestro Robert W. Butz dall'America che ritorna. E naturalmente Luca e Saius, nonché il sottoscritto Gianluca, a coadiuvare, coordinare, collaborare, cooperare e soprattutto co-condurre questa trasmissione in diretta web. Vi salutano, vi danno la buonanotte e Coco Pro. Vi danno naturalmente la buonanotte per quanto riguarda questa serata e buon proseguimento per quanto riguarda invece Saius Web Network con le prossime trasmissioni e naturalmente programmi che vanno in onda nel palinsesto di Saius, che il mitico grande Saius vi aggiorna e vi pubblica. Ciao a tutti e buonanotte. E andiamo col brano, caro Luca, cosa dici te? Sempre la band The Fanks, questa sera abbiamo ascoltato solo loro con il brano Off the Rails. Anche Clara vi manda un grande saluto a tutti. Ciao. Ciao. Ciao Clara.